poi è scesa quasi quasi drammaticamente nelle settimane che seguivano. Ecco, un'altra riflessione. Spesso i tour virtuali non ci danno l'esperienza intera del museo, perché anche questo programma qua è un caso abbastanza articolato, perché spesso i tour virtuali sono praticamente una copia e incolla di quello che si vede nel museo. Ma l'esperienza del museo è anche un'esperienza multisensoriale. Non c'è solo il visuale, c'è anche l'ambiente, c'è un aspetto sonoro anche che riguarda anche le opere, in un certo senso. Ecco, questo scenario qua può essere anche un punto di partenza per portare le persone al museo, un tour virtuale che serve da biglietto da visita all'esperienza museale fisica, che può sicuramente può susseguire. Il terzo scenario invece è l'estensione dell'esperienza museale fisica. Ecco, lo spazio musealizzato, lo spazio fisico che viene esteso oltre quella fisicità dello spazio, del contenitore, grazie al digitale. E qua volevo condividere questa app con voi. È un'app che è stata sviluppata da un museo tedesco in Baden-Baden. È un chatbot, e praticamente abilita al pubblico a chiacchierare, fare una conversazione con una mummia, utilizzando chatbot. Grazie a questa tecnologia, la mummia prende una vita sua, no? Immaginiamo per esempio quello che si è creato con Ozi, dove si è cercato di capire anche il suono, il tono di voce. A Leeds, per esempio, hanno fatto lo scan in 3D delle corde vocali di una mummia, hanno ricreato il suono originale della voce. Immaginatevi per un momento che una mummia ti chiama sul cellulare e ti invita a venire al museo e che ti racconta anche un po' la sua esperienza, la sua vita di 4.000 anni fa. Ecco, questo è il potenziale della tecnologia. Il quarto scenario, che sono sicuro che altri ne parleranno, riguarda la complementarietà, l'esperienza museale digitale e l'esperienza museale fisica, che sono complementari, che sono un'unica esperienza. Un'altra riflessione da fare, che riguarda proprio il fatto che i musei non riconoscono come visitatori quelli che vanno online. Spesso il numero di visite riguarda solo lo spazio fisico, mentre invece, partendo da questo scenario, potremmo anche ipotizzare una visita al museo che sia interamente virtuale. Ecco, è un concetto che parte dal marketing. Ecco, faccio il confronto tra il modo tradizionale, quello che qua viene descritto come il vecchio mondo, e il modo nuovo di intendere anche in questo caso l'esperienza museale. Ecco, nel vecchio mondo il film, il videogioco e il libro sono tre esperienze a parte, tre esperienze separate. Mentre invece in questo ambito il film, il videogioco e il libro diventano un'esperienza unica, con il tutto che è più della somma delle parti. E il ricomponimento dei pezzi è un'esperienza entusiasmante. E qua cito un esempio del mio caro amico Fabio Viola, che riguarda il progetto che ha portato avanti a Matera, dove si è cercato di creare questa idea di esperienza multipiattaforma, di complementarietà, si incastra perfettamente con questo scenario qua. Un altro progetto portato avanti in Italia, che riguarda proprio questa idea di museo multipiattaforma, è una mostra che è stata curata dal Museo Egizio, si chiama Aida Filiti Due Mondi, dove si è cercato di creare un'esperienza multipiattaforma, cercando di
spezzettare, di spargere, no? L'esperienza museale grazie a una pluralità di possibilità di media e di piattaforme. Lo Smithsonian, sicuramente riconoscete questa immagine, ormai classica, iconica, da, no? che ci fa ricordare il film Una notte al museo, già nel, no? nella sua strategia, nella scelta strategica che sta portando avanti per il 2026, lo Smithsonian svilupperà il museo virtuale che porterà il contenuto del museo nelle scuole, nelle case, nelle comunità. Questa idea di museo multipiattaforma che può esistere, che può funzionare oltre lo spazio fisico, oltre il contenitore tradizionale. Come potremo gestire questi cinque scenari? Sicuramente riguarderebbe il modo che noi in questa regione comprendiamo il museo. Io parlo spesso di museologia mediterranea, che è scritto, c'è un saggio che è uscito anche negli atti di una conferenza che è stata organizzata a Napoli. Per noi è difficile comprendere un museo senza la sua materialità. Un museo senza collezione, senza una materialità presente, molto presente, centrale, è difficile da comprendere. Ecco, in confronto, partendo dalla sociomuseologia, il museo compreso come il luogo di incontro tra l'umano e il contenuto, no? Viene dato la stessa importanza al visitatore che al contenuto del museo. C'è il modo di comprendere anche il contenitore. Ovviamente nel contesto italiano c'è una tradizione di museo interno che riguarda il modo in cui il museo è stato compreso, sviluppato negli anni 50 e 60, che parte proprio da questa idea di riconoscere la storicità del contenitore che spesso diventa poi un museo. Molti musei in Italia non sono stati costruiti come musei, sono palazzi storici adattati poi alla funzione di un museo. E c'è anche la comprensione del materiale culturale come una reliquia. Qui riconoscete sicuramente l'immagine, questa idea del, no, del reperto che è l'estratto autentico di una storicità che spesso richiede anche la presenza materiale, la reliquia. Queste sono le sfide che la digitalizzazione, che il digitale ha davanti a sé. Volevo concludere con due altri esempi per farvi comprendere, per spiegarvi al meglio come si potrebbe ripensare o cercare di capire il contenuto museale in maniera un po' diversa. Faccio l'esempio di due altri musei comunque mediterranei. C'è il Museo dell'Innocenza di Orhan Pamuk, un museo che nasce come fiction, un libro di ispirazione italiana, perché parte dal Museo Bagatti-Palsecchi, scusatemi, a Milano, e Orhan Pamuk colleziona tutto il materiale che gli serve da ispirazione per scrivere il suo romanzo, che poi successivamente diventa un'esperienza museale. In questo caso non conta di meno la materialità, ma molto di più il significato dato. Questo mi ricorda anche una frase che cito qua, Alistair Hudson, che era il direttore del Manchester Art Gallery, che parla del fatto che quando loro collezionavano, quando il Manchester Art Gallery colleziona opere d'arte e altre cose che vengono musealizzati, non colleziona, non acquista la materialità, ma acquista una relazione. E questo è il caso del museo dell'Innocenza. Un altro esempio riguarda il Museum of Broken Relationships in Croazia, dove praticamente il museo invita tutti quelli che vorrebbero regalare, donare opere, cose, oggetti del quotidiano che ricordano una loro relazione che non c'è più. In questo caso ovviamente è
il reperto è la scarpa che è un contenitore di storie, di racconti, che è più facile divulgarli grazie alla tecnologia. Chiudo con l'ultima slide. Tutto quello che abbiamo discusso forse può non servirci. Bisogna partire sempre dal cercare l'attrezzo giusto per risolvere il problema che abbiamo, o la sfida che abbiamo davanti. Spesso i musei finiscono a fare proprio quello che si vede in questa immagine, mentre noi dobbiamo trovare la soluzione giusta, lo strumento giusto per riconoscere, per investire nella rilevanza dei nostri musei per il nostro pubblico del XXI secolo. Grazie. Grazie, grazie mille. Abbiamo tempo per qualche intervento, qualche commento, credo che ce ne siano, prego. Sì, sempre in quella parte. Allora, mi permetto di segnalare altre esperienze, tipo quella del tutorial Nobel Museum, che ha fatto due esperienze, la prima sulla Alice nel Paese delle Meraviglie, che è una invenzione molto interessante, e l'altra la sperimentazione sul manoscritto di Lucrezia. È molto interessante l'approccio, mi permetto di aggiungere una sesta possibilità, cioè le entità museabili e musealizzabili, cioè il concetto di musealizzazione è capitato alle entità e alle collezioni come accesso, cioè non più la relazione tipo passivo e frontale, ma avere la possibilità attraverso dispositivi mobili e digitale di dare materia a quella che poi è la sostanza della convenzione di Palo, cioè a tutti quegli aspetti materiali che sono connessi non solo ai progetti singoli, ma anche alle collezioni. Cioè è interessante dialogare con la mia soltanto quanto alla possibilità che esista una forma di narrazione che consenta l'approfondimento con. In questa direzione mi permetto di segnalare alcune esperienze di ricerca che abbiamo fatto qui a Bari sul Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, alcune spin-off, abbiamo creato delle soluzioni sia immersive che in realtà aumentata, dove questo approccio interattivo, cioè partendo da una dimensione reale all'interno della quale poi si aprono scenari digitali che sono vivibili solo sul cellulare, ma che comunque si muovono in contesti fisici, una si chiama Ivani, per esempio, è un'app che consultabile qui a Piazza del Ferrarese, il Palazzo del Pesce, l'ex Palazzo del Mercato del Pesce, quel grande palazzo che sta di fronte alla Sala Pirata, inquadrandolo con questa applicazione, lo si vede così com'era in tre fasi costruttive del 1920, del 1900, del 1940, popolato con persone, con personaggi dell'epoca che al di là di quando affrontano storie, cioè l'accesso è ancora attraverso il digitale ulteriori esplorazioni. L'altra esperienza è questo processo proprio di rendere entità fisiche digitali, cioè degli accessi attraverso cui si possono esplorare per corpi di conoscenza. La cosa importante di questa seconda possibilità, si chiama ExeBook, sperimentata per i libri, ma funziona anche per i progetti, è che c'è un coinvolgimento partecipativo dell'utente. Gli stessi accedendo possono interagire ed essere fornitori di suggestioni, di annotazioni, di conferenze. In questo senso c'è probabilmente una sesta opzione, che è quella di utilizzare il concetto di visualizzazione come tecnologia fisico che gli consente di accedere alla materializzazione in digitale di ciò che fisicamente non è materializzabile, per tutti quegli aspetti materiali che hanno a che fare con i rapporti, con le persone del passato, la pieghe di Savona Cicche, le pieghe del CNR, che sono qui oggi, Patrizia, saluto, e Eva, che saluto, coloro che hanno discusso molto negli anni scorsi in questi altri dicevo. Questo è uno specchio che ci sembra interessante, perché potrebbe inaugurare, partendo dall'esperienza studente, potrebbe inaugurare degli approcci differenti, dove si portano le persone fisicamente, ma per andare negli spazi fisici, al di là di quegli spazi, ad esplorare attraverso un'azione, tanta altra roba, diciamo. C'è un'altra domanda? Sì. Forse è meglio così mi sentono anche io collegato.
con il microfono che adesso ti... Oh, grazie, perché è stato veramente molto interessante. Di fatto vorrei condividere con voi un dubbio, una perplessità che ho avuto, ma mi sono già state pensate delle soluzioni. Allora, nell'ottica del museo che, come giustamente dicevate, esce dalla sua dinamica di contenitore, diventa a disposizione di tutta la collettività, come è stato pensato, diciamo, cioè è stato pensato eventualmente come un modo per superare il divario economico che ci può essere nella banale disponibilità dei mezzi tecnologici per accedere a tutte queste bellissime e interessantissime esperienze che avete proposto? Perché nella mia esperienza anche personale, quando si parla, che ne so, di esperienze di quartieri popolari dove, per esempio, una cosa del genere potrebbe essere veramente fondamentale per anche educare quelle comunità. Ora io parlo di comunità che mi sento poi ci si staranno manifestando, però c'è sempre eventualmente queste persone che avrebbero bisogno di accedere a questi spazi che possono essere per loro fondamentali, magari non hanno la disponibilità per farlo, oppure penso alle situazioni, diciamo, di paesi che non hanno le stesse disponibilità. Lei prima ha fatto una battuta, tutti abbiamo lo smartphone, però ce l'abbiamo in questa aula, dove siamo tutti, diciamo, sì. Abbiamo dei mezzi che magari non altre persone non hanno. Grazie. Infatti, a chiusura del mio intervento, ho ribadito che forse tutto quello che ho condiviso con voi non ci serve, perché forse abbiamo solo bisogno dell'esperienza fisica, ed è quella forse la mia risposta. Quello che invece ha segnalato il signor, non mi ricordo il nome, è giustamente accennato alla semiotica, no? Il modo in cui noi comprendiamo una frutta, una pera, non parte solo dal visivo, da come noi la percepiamo in senso visivo, ma anche dall'esperienza nostra di aver mangiato una pera, di aver toccato una pera. C'è questa multisensorialità che il museo spesso fa fatica a documentare e a condividere, anche inserendola anche nell'esperienza museale. Per quanto riguarda, sì, la mostra del Victorian Library Museum, c'è un altro caso studio che riguarda un'altra mostra di Alice nel Paese delle Meraviglie dell'Australian Center for the Moving Image, che è un'esperienza anche lì multipiattaforma, molto interessante. La digitalizzazione delle collezioni, attenzione, una collezione non è un museo, un museo non è una collezione, sono due cose distinte. C'è il caso studio del Kramer Collection, che è una collezione privata che è stata digitalizzata ed è accessibile in un ambiente virtuale dove tu puoi fare il percorso, quello solito che si fa in un museo, grazie all'esperienza virtuale. Quello che conta poi, a fin dei conti, sono prima di tutto la necessità, se serve o meno, e in più la metodologia, e lì subentra il design thinking, è un valore molto importante che riguarda l'empatia. Noi dobbiamo comunque partire con l'empatizzare con il nostro pubblico per capire quello che può funzionare o non funzionare. È quello il punto di partenza, secondo me. Un'altra riflessione, signore? Sì. Centrica, cioè non mettere il senso al centro assolutizzando, ma pensare a come poter implementare la relazione, quindi l'interazione del dente, cioè questa idea che poi si motiva anche l'utilizzo di certi strumenti necessari. Sì, praticamente è il perché. Perché esiste il museo? Storicamente è stato creato, il concetto di museo parte dalla conservazione, però più andiamo avanti nel tempo, più arriviamo ai nostri giorni, più c'è la necessità
di mettere il pubblico anche nell'equazione del museo. Quindi contenuti. Questo non abbiamo accennato al problema del generazionale, che ovviamente, no? Sia da una parte sia dall'altra, perché da un lato il digital divide, dall'altra la soglia dell'attenzione. Io quando mi pongo di fronte agli strumenti digitali penso a mio figlio quindicenne che ha un livello di attenzione, una durata della soglia dell'attenzione di 30 secondi. Allora, quanto dello strumento digitale noi portiamo e come facciamo interagire l'utente deve tenere conto nell'equazione di questi aspetti. Mi permetto di dire soltanto, pensando ai musei archeologici, lo strumento digitale per noi è fondamentale, non dobbiamo mai dimenticarcelo, perché ci consente di ricostruire dei legami di contesto, innanzitutto perché i reperti che sono in un museo perdono l'elemento del contesto, e di ricollegarci, appunto, non è solo parlare con la mummia, ma riportarci alle azioni, all'attività, all'uomo delle civiltà del passato. E questo è indubbio che gli strumenti digitali ci offrono delle possibilità che ancora ovviamente vanno sfruttate di più e vanno studiate, come giustamente voi dicevate. Bene, un'ultima domanda, perché poi vogliamo tutti prendere. Bene, prego, magari al microfono, grazie mille. Una risposta a Nicola. E penso che oggi davvero la figura del curatore museale sia una figura molto, molto più complessa rispetto al passato, perché comunque il curatore museale deve essere una figura che media rispetto alle sollecitazioni di una comunità ampia, che attraverso tutti gli strumenti di social, tutti i canali che sono attivi, ha la possibilità di dare degli input, di anche creare dei contenuti. Però secondo me il museo e il curatore, i curatori del museo devono avere una funzione di traino, di regia, perché non è che il museo può andare dietro a qualsiasi istanza possa arrivare dalla comunità, perché arriva di tutto chiaramente. Quindi comunque il curatore ha un ruolo scientifico, ma anche un ruolo creativo, perché comunque deve cercare di raccordare in una maniera coerente e plausibile anche quelle sollecitazioni creative, e però fare una sintesi. Quindi è un po' un curatore anche artista, se vogliamo, sì, non solo scienziato. Sì, io spesso faccio un confronto tra il curatore e il direttore di orchestra, perché spesso deve creare una polifonia partendo dal copione. Il copione varia secondo la scelta e il contesto. Bene, grazie mille per l'intervento, la discussione, grazie a tutti, e adesso abbiamo un momento di pausa, break, che durerà una 20 minuti anziché 30. Ricordo che abbiamo comunque un intervento in pieno nella seconda parte, quindi possiamo vederci qui a 40 minuti. 40, grazie.